Per la nostra rubrica del partenariato della comunicazione, quest'oggi ci troviamo in provincia di Trapani. Il partner è il consorzio Golfo di Castellammare per lo sviluppo del patrimonio ittico. Presidente Canzoneri, quali sono i soci del consorzio? Allora, il consorzio intanto preciso che è un ente di diritto pubblico a tutti gli effetti, è composto da 5 comuni del Golfo di Castellammare, Terrasini, Trappeto, Balestrate, Castellammare del Golfo e San Vito Lo Capo, in più la provincia regionale di Trapani. Dal 2002 avete aderito al partenariato della comunicazione per il POR Sicilia. Cosa vi aspettavate? Ci aspettavamo un po' quello che poi si è realizzato, un dialogo e un confronto e una continua comunicazione da parte del partenariato di tutte le iniziative comunitarie che ci interessano e a cui noi attingiamo per svolgere la nostra attività. Come si svolge la vostra attività di partenariato? Allora, la nostra attività di partenariato si svolge attraverso un continuo confronto con tutte le marinerie del Golfo di Castellammare che ci chiedono sempre il supporto per svolgere tutte le attività e per attingere ai fondi comunitari. E soprattutto poi operiamo attraverso uno sportello multifunzionale che ci è stato finanziato con il POR Pesca e che vede uno sportello attivo presso la sede del consorzio per dare tutte le informazioni necessarie ai pescatori per poter espletare la loro attività.